Catania, come molte città italiane, ha anche una parte sotterranea che pochi conoscono, ma assolutamente ricca di fascino. Pensate a questa grotta o al corso d'acqua alle mie spalle, il fiume Amenano. Ce lo facciamo raccontare da un archeologo che è anche una guida turistica per passione. Vero, Oreste? Eh beh, sì. Ciao. Quanto è grande la Catania sotterranea e quanta acqua c'è? Beh, Catania sotterranea è grandissima, praticamente sotto la città attuale c'è un'altra città che continua a vivere ed è la città antica, la città che diciamo, si è stratificata nel corso dei secoli e che adesso non vediamo più. E l'acqua era una delle componenti fondamentali di questa città perché ovunque sotto Catania abbiamo presenza di sorgenti, rigagnoli di fiumi. Ma i catanesi la conoscono, la Catania sotterranea? Non tanto, in realtà poco, in realtà insomma è difficile riuscire a vederla, è difficile riuscire a scoprire questa parte appunto nascosta della città, però ultimamente è possibile grazie appunto agli scavi che sono stati intrapresi e completati in gran parte della città e che adesso rendono accessibile appunto anche dei luoghi come questo. Oreste, si può dire che la presenza di tanta acqua sia stata fondamentale nella nascita di questa città? Assolutamente. I greci, per esempio, scelgono questo luogo sia per la posizione strategica, la vicinanza al mare, ma anche e soprattutto appunto per la presenza di acqua, che era indispensabile. I romani ne fanno un utilizzo un po' diverso, avevano necessità, per esempio, di avere degli impianti termali e quindi Catania è ricchissima di terme.